Mentre quello che ha la probabilità più bassa è il settore dei servizi. Anche qui quindi emerge un dato importante, i servizi sono già il principale fattore e, come vi farò vedere tra poco, sono anche il fattore che in prospettiva, il settore che in prospettiva genereranno la maggior parte delle occupazioni. Quindi da qui emerge che nel settore principale, che è quello dei servizi, oggi abbiamo la probabilità minore che un lavoratore che si occupa di servizi si iscriva al sindacato, soprattutto rispetto all'industria, alla pubblica amministrazione, ma anche all'agricoltura. Dal punto di vista della dimensione di impresa, questo credo sia un po' come lanciare un sasso in un negozio di cristalli per voi, però emerge un dato molto importante. Io vi chiedo di non avere preconcetti rispetto a questo, perché questo è uno studio scientifico, quindi ognuno può avere le sue idee, però deve anche misurarsi con un dato scientifico che ci dice, sulla base di 4.000 interviste, questo è il risultato che si ottiene, che non si può discutere scientificamente, bisogna poi magari capirne le ragioni, cioè la probabilità di iscrizione al sindacato è più alta se il lavoratore lavora in una piccola impresa, soprattutto al netto di questa considerazione. Un lavoratore in un'azienda di grandi dimensioni ha significativamente una minore probabilità di associarsi per effetto di quello che vediamo nella slide successiva, perché, come vedete, se il lavoratore si trova in un'azienda dove c'è un rappresentante sindacale, quindi, mentre trova un'azienda dove non c'è una grandissima differenza nella probabilità di associarsi. E il rappresentante sindacale dove si trova soprattutto? Nelle aziende di grandi dimensioni. Quindi, attenzione, perché l'ultima considerazione è scientifica ma importante, tolto l'effetto della presenza del rappresentante sindacale, se non considerate il suo impatto, e questo ricordiamoci avviene soprattutto nelle grandi imprese, la probabilità di associazione è maggiore nelle piccole. Quindi questo è un dato da collegare, è un dato su cui riflettere.